Guagliù, domani sera ci troviamo in live. Ricordate i miei pronostici, ve lo dico. Ah, poi mi ricordi 2-0 Bayer Leverkusen a Roma e 1-1 Marsiglia-Atalanta. Domani ci vediamo qui live. Salve, qui sta. Presenta. Mamma mia. No, ragazzi, ma continuiamo. domani c'è domani c'è l'Europa League stasera. Sì. Stasera c'è l'Europa League, sì. Sì o no? E il Sì. Milan con chi gioca? Con la Juve. Chi gioca il Milan? Scusa, perché sono ferito da questa Roma di merda. Ma non c'è Bayern Leverkusen Milan, scusa? No, c'è Juventus e Marsiglia. Perché avevo sentito i tifosi del Milan che hanno fatto, quando hanno visto la Roma, simmi più forte, simmi più come i napoletani abbiamo fatto. Simmi no, come dice Rinaldo, vinciamo in ciabatto, vinciamo. Quello è molto, molto di molto di provateci a stampare questo addosso, provateci. Ragazzi. Una persona in particolare, alza, siamo in ciabatti, siamo in ciabatti. Ma quella persona in particolare è un nostro è un mio caro amico, è un nostro caro amico e ci fa piegare dal ridere. Concordo. Ci fa piegare dal ridere, io le voglio un bene dell'anima. Ma pure tu, è proprio una persona proprio spettacolare. Ah, lo conosci pure tu, Jenny? Sì, sì. Teutonico. È molto, ci sa molto fare qua giù, ci sa fare, dai, è un personaggio proprio. Mi piace proprio la persona, no? Ragazzi, facciamo un pronostico di stasera, dai. Vai, diciamo Roma Leverkusen. Roma Leverkusen. Chi vince stasera? No, chi passa, facciamo. Chi incomincia? Io. Beh, ascoltate, ha detto Jenny decide, vai, chi comincia? Paolo. Roma Leverkusen 1-2. Ah, 2-1 Leverkusen. Allora. Sì. Hai altro? Over 2,5, over 3,5 partite. No, e non lo puoi dire, devi dire chi vince, Aldo. No. È pareggio, è pareggio. Uno, due o La Roma gioca in casa? Sì. Vabbè, Aldo, ma che stai uno, prima e devo sapere chi gioca in casa, no? Per sapere chi darti un risultato, ma no? Che te ne frega? Se giocano a Leverkusen è diverso che se giocano a Roma. La prima sconfitta del Leverkusen, 3-0 Roma. Ah. Addirittura, mamma mia. Vai, Gabi. Hanno fatto fuori i favoriti. Gioca di Lukaku manca, Lukaku, Smalling e forse pure Dybala. Ma questi hanno fatto fuori. La Roma ha eliminato i favoriti, ha eliminato il Milan. Aldo, mi hai sentito? Mancano Dybala, Smalling. Allora, Lukaku e Smalling è sicuro. Però forse pure Dybala. E con chi gioca la Roma? Aldo, ma ci mettiamo noi in attacco. Azmoun e Abraham. Quindi se non gioca Lukaku, dico, se non gioca Lukaku, se non gioca Lukaku dico 4-0 per la Roma. Chi tocca? Carmine. Due pari. Due pari? Ma è donna. Si gioca a Roma. Io dico 2-0 Bayer Leverkusen, la Roma si metterà indietro a fare barricate, ma vince 2-0. 2-0 Bayer Leverkusen. Roma 1, Leverkusen 3. Oh, ricordatevi i risultati, 2-0 Bayer Leverkusen. Ricordate tutti i risultati di tutti. Avevo 3-1 così. Leverkusen. Adesso siamo Siglia Atalanta, vai Paolo. In Francia si come la partita? Marsiglia-Atalanta 1-0.
è il massimo. Sì. Vai Aldo. Marsiglia Atalanta? Sì. 1-3. Bello, mi piace. Vai Carmine. 1-3, però sono indeciso o per il Marsiglio o per l'Atalanta, però 1-3 e 2 farà 1-3. Vabbè, che te ne... 3-1 e 1-3, 3-1 e 1-3, dai. Giochi tutti e due. Non devi dire, spara, che te ne fotti, Carmine. Si inamori, si pierde, si vince, che te ne fotti. E quanti fa l'Atalanti? Non me ne fotti. Dice 3-1, dice un risultato, fa un risultato. È un Marsiglio e 3-1 Atalanta, ecco. Vai, no, uno ne dice, uno. Vabbè, lascio il suo. È uno Marsiglio. A posto. In Francia si gioca, cioè? Marsiglia Atalanta, io dico 1-1. Allora ragazzi, per me Marsiglia 3 Atalanta 0. Guardiù, domani sera ci troviamo in live. Ricordate i miei pronostici, ve lo dico, mi ricordi 2-0 Bayer Leverkusen a Roma e 1-1 Marsiglia Atalanta. Domani ci vediamo qui live, ricordatevi il risultato. Allora Tony, 3-1 Leverkusen, 3-0, te le ricorda tu? Ma tu te le voglio ricorda. Capire una cosa, ma dopo che ci siamo voglio dire, dopo che ci siamo visti domani, anche se qualcuno avesse indovinato, che cosa ci facciamo? Il solletico, il per un gioco, per un gioco così, ah.